Ho avuto modo di sentire i nuovi voice actor di Persona 3 Reload al panel che hanno fatto all'Anime Expo, dove hanno fatto dire ai vari doppiatori nuovi le battute più storiche e importanti, diciamo, iconiche dei vari personaggi che doppiano in Persona 3. Hanno fatto proprio un video side by side con doppiatore che incide la linea e poi sentiamo come era in originale. Orpheus! Jack Frost! Jack Frost! Susanoo! Susanoo! Da 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 da! Junpei is leveled up! Da 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 da! Junpei is leveled up! Man, this is a tough case. Even for Junpei Iori, ace detective. This is a tough case. Even for Junpei Iori, ace detective. More like Stupei ace defective. More like Stupei ace defective. Good morning! Did you sleep okay? Good morning! Did you sleep okay? Kirijo Senpai's been charmed! Is there anything you can do? Mitsuru Senpai is charmed! Use Charm-D! You're not planning to do something unethical under my supervision, are you? I suppose you'll need to be executed. Are you planning something unscrupulous under my supervision? If so, then expect to be severely punished. C'est magnifique! C'est magnifique! I've been waiting for this! I've been waiting for this! Allora, per quanto mi riguarda, vabbè, Yuri Lowenthal, il voice actor di Makoto, è Makoto, cioè deve dare la giusta energia, anche abbastanza sti cazzi, nel senso, funziona, va bene, non me ne preoccuperei troppo. Per quanto riguarda tutti gli altri, quelli sono la cosa più importante perché sono quelli che sentiremo di più in Persona 3. La voce di Junpei e la voce di Fuka mi piacciono molto, sono molto vicine nell'intenzione. O loro conoscevano bene l'opera prima, o chi li ha seguiti lo ha fatto con grande rispetto di quello che è stato Persona 3. La voce di Mitsuru mi piace, allegra e bravissima. Sono comunque molto legato alla vecchia voice actress, ma comunque sono sicuro farà un bellissimo lavoro. Yukari ci sta, l'attuale voice actress di Yukari. Si sente che ha una timbrica, un modo di fare un po' più dolce di Yukari, senza l'essere un po'... Però un pochino le manca quella naturale smugness che ogni tanto Yukari tirava fuori. È presto per dirlo, lo vedremo poi effettivamente in gioco. L'unico che proprio non riesco a farmi piacere è purtroppo Akihiko. Liam ha un'età ormai, potrebbe comunque coprire Akihiko senza problemi, però cioè nel senso mi confonde la nuova scelta di Akihiko. Lo fa sembrare ancora più adulto, lo fa sembrare ancora più grande, forse è più una voce che avrei visto su Shinjiro. Però va bene, nell'insieme secondo me sono state delle scelte molto azzeccate e Akihiko ce lo faremo andare bene. Noi sanciremo se va bene la nuova voce di Akihiko quando sentiremo il suo "Where have you been?"